benvenuti a questo nuovo video. Vi voglio mostrare questo strumento che ho costruito per fare dei fori circolari abbastanza grandi dentro l'acciaio. Questo è il tagliente. Tirando in questo modo è chiaro che taglia lamiere di spessore anche di acciaio, di alluminio, di spessore abbastanza sottile. In realtà non l'ho ancora provato su spessore più grosse di 1,2 mm. Proverò in seguito magari. Qui si può regolare il raggio del foro. Questa è una vite che stringe e blocca il braccio al suo posto, e chiaramente girando in questo senso l'attrito verso il tagliente tiene il braccio fisso in posizione, non si muove. Allora, questo è il perno che va inserito nel foro guida. Questo è un diametro di 10 mm circa. Questa è una vite M10. Questo è un dado di accoppiamento M10. Questo è un dado autobloccante, sempre uguale. La sede del tagliente è questa, è un foro da 6 mm. Qui c'è una vite M4 che tiene fermo il tagliente. Si può estrarre. Questo è stato ottenuto da un maschio rotto, l'ho leggermente appiattito qua in modo che non ruoti, perché deve essere bello fisso, questo non deve muoversi mentre taglia. Questo è il tagliente, è un tagliente. Ok. Questo è l'altro, già che c'erano ho fatti due, così si consuma un uso l'altro. Questo da 6 mm. Diametro 6 mm. Poi, cosa possiamo dire? Allora, innanzitutto diciamo che non è che il primo che ho costruito ha funzionato. Ho fatto varie prove. Per cui posso dare dei consigli, che praticamente è importante che questo braccio deve essere bello robusto, altrimenti col calore e l'utilizzo si rischia di piegarsi. Poi qui avevo pensato anche di fare una vite, di mettere una vite in più per tenere fermo, ma mi sono accorto che era inutile, perché già c'è questa che fa molta forza. Infatti si vede dai segni che sono rimasti. Qui sarebbe utile magari temperarlo col calore in qualche maniera, di modo che non si rovini la superficie. Allora, questa parte l'ho ricavata da un piatto abbastanza largo. Qui l'ho tagliata con la smerigliatrice, 15 mm per 6 mm per 75 mm circa. Questo è 32 mm. 32 mm. Questo è un quadro, questo pezzettino qui è un quadro da sarà 12. Sì, è un quadro da 12. È un quadro da 12. Questo è un dado di accoppiamento M10, questo. Praticamente è come questo, che però questo è M8. M8 e M10.
Dunque, allora, come ho fatto a costruirlo? Praticamente ho preso il dado, l'ho messo nella morsa con un disco da 3 mm. Sono sceso fino a un certo punto. Poi, allora, dato che questa sede deve essere abbastanza precisa, molto precisa, quindi diciamo che io sono riuscito con un po' anche di fortuna a dargli una buona precisione, perché si muove pochissimo, comunque il resto lo fa questo, che lo tiene fermo. E quindi, dopo aver usato il disco da 3 mm, con una lima tipo questa, ho iniziato a levigare piano piano, e intanto provavo se entrava, se non entrava. Alla fine è entrato da una parte, poi faccio lo stesso dall'altra, inizio a limare, 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 provare se entra, alla fine è entrato. Però c'è una soluzione, secondo me, se questo taglio risultasse poco preciso, si può ovviare mettendo una vite qua, una vite che tiene in posizione fermo questo pezzo. Ecco, quindi è molto semplice. Un'altra cosa importante è che qua deve essere saldato molto bene in profondità. Deve tenere bene, perché questo esercita una notevole pressione. Infatti, un altro che avevo costruito piccolino si era rotto perché qua non era saldato troppo bene. Anche perché saldando non devo andare a finire qua, in questa parte qui, a rovinare qua l'appoggio del braccio. Niente, direi che ho detto tutto. Ecco, questo calperno si può togliere. Infatti gli ho fatto una sede qua per svitarlo. Allora, la prova di taglio che ho fatto è andata meglio del previsto. Infatti il tagliente non si è per nulla consumato. E anzi, il tagliente, volevo dire che è la parte che mi ha fatto penare di più, in quanto va costruito in una certa maniera con gli strumenti che avevo. Insomma, non è stato molto facile trovare qual era il modo giusto che riuscisse a tagliare l'acciaio, e quindi vi mostrerò anche degli accorgimenti che ho preso nel costruirlo. Comunque, adesso vediamo la prova pratica. Thank you.
37 mm. Bene, il discorso dei foralastra mi interessa, per cui continuerò a svilupparlo. Infatti, nei prossimi video vedrete alcuni sviluppi sia su questo foralastra e ne costruirò anche altri per diversi materiali, anche per il legno. Ciao, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi. Ciao.